Fabio, ci viene da ridere pensando. Ok, ai nostri discorsi di prima. Allora, mi hai detto che non sei pratico di verbis. Verbis, sì, no. Ok, allora tenteremo anche altre cose. Dove mi hai mostrato tu stima i mistica che li sotto tutti i cruciverba. Però i verbis sono un po' difficili da capire. Allora risolveremo uno. Quello dell'ultima settimana enigmistica, quella in edicola in questi giorni. Allora, questo verbis è di Fortunato, Fortunato Oliviero. Benissimo. Allora, Fortunato, io ho già letto prima. Fortunato però non è il protagonista del gioco. Perché a lui succede una cosa. Allora, il verbis si risolve così, una specie di rebus descritto. Leggiamo, leggi pure la frasetta. La frasetta Puoi leggere anche qui sopra, o vedi era come. 1616 uguale 59. Quindi noi dovremmo usare una parola di 1, una di 6, una di 1, una di 6, Esatto. in tutto 14 lettere, poi divise faranno una parola di 5, una di 9, Sì. 14 sempre. Allora vediamo una parola di 6, una di 1, una di 6, una di 1, una di 6 per descrivere quello che c'è scritto. Cosa c'è scritto? Che Sì. ella. Che ella con la ruota T. Il campione di ciclismo Vincenzo N finisce su un chiodo e fora di nuovo. Esatto. Allora, io ho visto anche il Tremendo. gesto con la mano della disperazione. Tremendo. Vediamo di risolvere. Allora, T e N sono due parole di una Di lettera una e una lettera lettera. e andranno Esatto. in Allora, puoi queste scrivere anche cose lì qua. sotto. Puoi scrivere sotto, sì. N. No, Ah, prima boh. c'è T. Allora. T, scrivi. Ah, Prima la T. T, E poi più avanti N. Lascia un po' di N. spazio, N, ok. Perfetto. Allora, vediamo Questo qua un po'. 6. 4, C, ok, e 6 dopo. Allora, ci citano il campione di ciclismo Vincenzo. Allora, noi conosciamo Girardengo, come sono le tue conoscenze? Girardengo, Coppi, Bartali. Sì, tutti i vecchi, I sì. vecchi sì, ma in tempi più recenti? Non so se questo è Vincenzo. Vincenzo Nibali. Ah, ok, lo conosci, sì, e ha 6 lettere. Sì. Ok, allora quel. Siccome proprio ci dicono il campione Vincenzo, e sarà quel il suo cognome. Sì. Allora può andare in quel 6 o in Quindi quel 6? andrà in questo Andrà 6 lì, qua, quindi perfetto. Nibali, scriviamo qua. Benissimo. Immagini già quale potrebbe essere la parola di 9 lettere? Sai che no. Allora la parola, prima queste 1616 Basta. formano. Esatto, no, ancora uno spazio. Sì, ancora qua. Allora, una parola di 9 lettere che finisce per Nibali. Nibali. Cannibali. Cannibali, perfetto, benissimo. Allora qua, vediamo qua. Ca, io vedo che il tuo cervello sta fumando, ma comunque. Sì. Ok, vediamo cosa c'è di cannibali. Allora, il campione finisce su un chiotto e fora di nuovo. Fuori di nuovo. Allora, forare si può dire Buca. buca. E di nuovo. Ri. Esatto, l'hai detto tentennante, però proviamo a scriverlo. Come lettere ci stiamo, per cui. Eh Ribuca, ma sì, non. prova a scrivere, prova a scrivere. Tribù. Ah, tribù. Mamma mia, l'abbiamo fatto senza. Tribuca. Sì, tribù. Tribuca Cannibale. nibali. Tribù Cannibali. canibali. Hai visto? Senza accorgersi, l'abbiamo risolto. Senza accordo. Non volevi scrivere la parola, invece bastava scrivere. Come quelli che gli regalano la casa senza accorgersi al Parlamento, no? Come si chiama quello lì? Comunque l'abbiamo risolto, va bene? Va bene. E questo lo sai fare? Posso spegnere? Sei soddisfatto? Da 1 a 10? 10, 10. 10, Oh, la 10 miseria, perché è mamma mia. stata Ok, una sorpresa. tua moglie di là ci ha cronometrato, l'abbiamo risolto in poco tempo. Va bene, spengo. Ciao, grazie, grazie, Grazie. grazie. E buona Pasqua, domani è Pasqua, eh? Altrettanto, grazie. Altrettanto a tutti, ciao.